Conosci i futuri conduttori di Sanremo? Conduttori del prossimo Sanremo. Se dell'Italia di oggi vogliamo parlare, dai più famosi non possiamo scappare. Oggi conosceremo un po', vale a dire faremo una breve introduzione di chi saranno i conduttori della 69ª edizione di Sanremo. Quest'anno Sanremo lo potremo vedere dal 5 al 9 di febbraio. L'Ariston vince sempre. Anche se già da un po' si sta pensando di cambiare il posto dove si realizza il grande festival della musica italiana, l'Ariston è di nuovo il palcoscenico scelto per la 69ª edizione. Non solo l'ex direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, ha dichiarato questa intenzione in un'intervista del 2017 al Corriere della Sera. A questa idea si è associato anche il noto conduttore e autore televisivo Paolo Bonolis. Ma per ora il famoso Ariston non si tocca e il padrone di casa per il secondo anno consecutivo sarà Claudio Baglioni, che ha voluto al suo fianco Virginia Raffaele, e lo straordinario Claudio Bisio. Personaggi della musica italiana, della televisione e della commedia attuale che meritano una parentesi nel nostro spazio e nel percorso di conoscenza della nostra Italia, quella che viviamo tutti i giorni. Claudio Baglioni. Probabilmente per molti non è necessaria una presentazione. Ma dal momento che entrare nel profondo di ciò che l'Italia oggi ha da offrirci è fondamentale per chi ci segue, ti lasciamo una lista di canzoni per capire lo spessore di questo cantante. Lui, Claudio Baglioni, è stato passato, è presente e sarà per molto tempo futuro nello scenario italiano. Le sue canzoni hanno fatto innamorare e hanno accompagnato milioni di italiani che si emozionano ancora, e includo me stessa, quando ascoltano le sue canzoni. Il suo nome completo è Claudio Enrico Paolo Baglioni, romano di 51 anni. Ha raggiunto la sua massima popolarità con l'album La vita è adesso nell'85, che ha venduto più di 2 milioni di copie. Virginia Raffaele. Virginia Raffaele, romana del 1980, è una comica e un'imitatrice italiana che incontra il suo esordio con il trio Due interi e un ridotto nel 2001. Ora, invitata in molti programmi, non ci sono personaggi famosi o politici che si salvino. Le sue migliori performance sono state a Sanremo, con l'imitazione di Carla Fracci e Donatella Versace. La classifica del programma ha raggiunto 14 milioni di telespettatori. Già nella precedente edizione di Sanremo accompagnava Claudio Baglioni e la grande intesa che c'è stata fra i due ha fatto sì che quest'anno tornasse al suo fianco nel Festival della Musica Italiana. Claudio Bisio, un artista completo, divertente e famoso della televisione italiana. È nato il 19 marzo 1957 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, Piemonte. La sua prima presenza significativa in televisione è stata con Zanzibar, 1988, e da allora in poi è stato come un treno senza freni. Conduttore di Zelig dai suoi inizi e protagonista di numerosi film comici, tra cui Due imbroglioni, che presto proporremo nella bacheca del cinema virtuale a Valle delle Radici. Come accedere al cinema? Vogliamo sempre di più, perché essere un cittadino o turista di Valle delle Radici, l'unica città virtuale italiana che ti permette di apprezzare la lingua italiana in prima persona e impararla, deve essere un'esperienza unica e indimenticabile. Non solo studio, perché sarebbe impossibile imparare una lingua a livello bilingue
se l'unica cosa che ti interessa è studiarla. Esercitarti, apprezzare e sfruttare tutte le occasioni sono i tre segreti per imparare sul serio. Per questo ti invitiamo a registrarti come un turista, è gratuito, è automatico e appena si pubblicano nuovi film nel cinema ti avvisiamo immediatamente affinché tu possa organizzarti e goderti una serata anche in famiglia. Dalla piazza principale di Valle delle Radici, entrando in città, lo trovi tra il ristorante pizzeria e il centro commerciale ancora in costruzione. Pubblichiamo film italiani senza sottotitoli, in modo da poter trascorrere un pomeriggio sera a casa godendoti un bel film nella lingua che stai studiando. Che te ne pare? Ma se la curiosità vince e vuoi entrare già adesso per vedere cosa c'è ora in bacheca, qui ti diamo il benvenuto. Entra! Spero che conoscere un po' meglio i conduttori del prossimo Sanremo ti faccia apprezzare ancora di più questo festival che si sta preparando a pieno.